Varie le manifestazioni organizzate sull'isola d'Ischia per il 4 novembre, giornata in cui si celebra la festa delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale. La data intende ricordare in special modo tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di patria e di attaccamento al dovere, valori immutati nel tempo per i militari di allora e quelli di oggi. Vediamo nello specifico come si svolgeranno le manifestazioni nei diversi comuni isolani. Ad Ischia Porto la manifestazione inizierà alle 8.45 presso il Palazzo Reale, dove si terranno due cerimonie dell'alza bandiera, una per l'esercito italiano e una per la Marina Militare. Il corteo proseguirà fino a Piazza San Girolamo, dove alle 11 sarà deposta una corona d'alloro presso il Monumento dei Caduti di Ischia e dove si assisterà agli interventi delle autorità civili e militari. Per quanto riguarda il comune di Casamicciola, la manifestazione avrà luogo alle 12, con il raduno presso la sede municipale provvisoria. Il corteo muoverà fino al Monumento dei Caduti della Prima Guerra Mondiale, dove vi sarà la cerimonia dell'alzabandiera, in seguito la deposizione di una corona d'alloro, precederà la lettura dei nomi dei caduti. Seguiranno poi l'esecuzione dell'inno nazionale ed europeo. Il rituale sarà ripetuto anche sul monumento dei caduti della Seconda Guerra Mondiale. Entrambe le corone saranno benedette dal parroco Don Ballirano. A Forio le celebrazioni avranno inizio alle ore 10 presso la Basilica Santa Maria di Loreto. Dopo la Santa Messa saranno benedette le corone d'alloro, che saranno posate poi presso il monumento in onore di Luca Valsofiore e seguiranno presso il monumento ai caduti sito in Piazza Municipio. Nella frazione di Panza le celebrazioni inizieranno alle 12.30 in Piazza San Leonardo, dove saranno benedette le corone d'alloro che saranno poi depositate presso il monumento dei caduti in via Parroco Leonardo d'Abbundo. E a seguire al Milite Ignoto presso il cimitero di Panza. Nel comune di Barano l'appuntamento è previsto alle 9.30 nei pressi del Monumento ai Caduti di Testaccio e alle 10.30 in Piazza San Rocco.